Buonasera e ben ritrovati. Caltagirone, fra qualche giorno, ricorderà un suo illustre figlio, Antonino Ragona. A 100 anni dalla nascita ci sarà una cerimonia di apertura il 22 novembre di quest'anno, a partire dalle ore 16:30, presso l'Aula Magna del Liceo Artistico di Via dei Greci 31. Sono qui con alcuni ospiti per ricordare la figura di questo illustre studioso e illustre ceramologo e ringrazio i partecipanti, gli ospiti della serata che onoreranno ancora una volta questa figura nel corso di un itinerario storico, culturale ed artistico che ha pochi uguali in Sicilia per quanto riguarda il 1900 nella materia più direttamente interessata. Buonasera agli ospiti, che ringrazio per essere venuti, all'architetto Francesco Sagone, docente del liceo artistico, alla preside di dirigente scolastica Sabrina Mancuso, Antonella Ragora, figlia dell'illustre scomparso e Mimmo Amoroso, studioso. Lo chiediamo qui, c'è cioè il direttore del museo di Caltagirone. Buonasera a tutti quanti. Parliamo di questa iniziativa. 22 novembre, la cerimonia di apertura del centenario della nascita. Professoressa Mancusa, a lei la prima parola su questo. Il 22 novembre coincide proprio con la nascita di Antonino Ragona, il 22 novembre del 1916, quindi esattamente dopo 100 anni il liceo artistico, attraverso un itinerario che durerà un anno intero, concluderemo questo percorso il 22 novembre del 2017, il liceo artistico intende ricordare un illustre preside dell'allora Istituto Statale d'Arte della Ceramica, che deriva dalla scuola di ceramica fondata da Luigi Sturzo nel 1918. E Antonino Ragona credeva fortemente nel valore dell'Istituto Statale d'Arte per poter promuovere la ricerca storica sulla ceramica, per poter elevare anche il livello della qualità artistica delle botteghe artigianali di Caltagirone. Fortemente ha voluto il Museo Regionale della Ceramica come continuazione dell'attività di studio e di ricerca che iniziava presso il Liceo Statale d'Arte, ma doveva trovare espressione nel Museo Regionale anche per contaminare e contagiare il territorio locale, ma anche internazionale. La scuola, attraverso questa iniziativa, vuole anche festeggiare il ritorno a Caltagirone, il ritorno della sede della dirigenza a Caltagirone. È una possibilità che ci viene data per poter rilanciare questa scuola sul territorio, per rilanciare di nuovo i principi di Antonino Ragona, che credeva molto Professoressa nella formazione dei giovani. Mancuso, ho visto l'invito per quanto riguarda questa iniziativa del 22, c'è un ricco parterre di interventi, ce ne puoi illustrare qualcuno di questi? Sì, avremo il saluto ovviamente del sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, che l'amministrazione comunale ha patrocinato questa iniziativa, poi il saluto di Maria Costanza Lentini, che è direttore del Polo regionale per i siti culturali di Catania. Degli interventi poi di illustri studiosi, Pinella Marchese, che è stata una discepola di Antonino Ragone, che è sovrintendente ai beni culturali di Enna, Rosario Daidone, che è uno storico dell'arte, che ha curato degli studi su Antonino Ragona, che sta anche elaborando una pubblicazione su questo importante nostro concittadino. Giovanni Patti, che è il dirigente responsabile del Museo Regionale della Ceramica di Caltagirone, e poi Antonella Ragona, non poteva mancare la Ci figlia parlerà proprio di del Antonino Ragona. Ragona Casalingo. Ingegnere architetto Sagone, docente dell'Istituto d'Arte. Sì. Cos'è stato per lei questa figura all'interno di una istituzione così carica di significati? Ma per me è stato intanto un personaggio importante della mia formazione culturale. L'ho conosciuto in tre momenti della mia vita. L'ho conosciuto quando io frequentavo l'Istituto Statale d'Arte. L'ho conosciuto poi successivamente da insegnante presso l'Istituto Statale d'Arte
e poi più in là l'ho conosciuto perché più volte abbiamo avuto dei rapporti con lui per quanto riguarda la sua presenza in alcune lezioni di storia della ceramica. Ed era un grande piacere intanto sentirlo. La cosa che più mi intrigava di Antonino Ragona, oltre l'autoironia che aveva di sé e degli altri, che non sto qui a raccontare, ma che comunque lo facevano sentire una persona veramente importante, era l'approfondimento nell'argomentare e nel trattare la ceramica, una memoria di ferro. Si ricordava avvenimenti avvenuti 50 anni prima, ma con una dovizia di particolari che sembrava che quell'avvenimento fosse accaduto invece ieri. Quindi una grande memoria, un grande amore intanto per lo studio della ceramica, e credo che oltre ad essere a mio parere oggi un grande storico della ceramica e quindi un vero ceramologo sul vero senso della parola, e non un finto ceramologo, perché ormai tutti possiamo chiamarci, anzi è sbagliato dire che essere studiosi della ceramica quando di fatto poi conosciamo solamente la superficie della conoscenza della ceramica. La verità è che lui aveva gli studi per poterlo fare, la passione, e oltre, stavo dicendo, ad essere uno storico, secondo me anche lui ha fatto la storia della ceramica. Credo che sia stato veramente un grande uomo che ha saputo vedere nella città di Caltagirone la vera e grande risorsa culturale, che era quella appunto legata all'artigianato ceramico. Io credo che senza la figura di Ragona l'artigianato oggi e l'artigianato di ieri non avrebbe avuto quello che oggi invece ha, e cioè questa riconoscenza a livello anche nazionale. Chiaramente è stato quindi un punto di riferimento. I suoi studi, purtroppo a mio parere, oggi dovrebbero essere completati, perché è vero è che lui si è interessato tantissimo di ceramica, ma poi questa storiografia sulla ceramica e sull'oggi sta venendo meno. Cioè tutti studiamo sulla ceramica, ma studiamo sui libri di Ragona, ma di nuovo, di qualcosa che ci può portare a nuove strade, a nuove vie, studi suppletivi, non ne sto vedendo. Io non sono uno studioso di questa materia in maniera approfondita, però non mi risulta, anche perché anch'io, avendo insegnato per 20 anni storia dell'arte e della ceramica all'istituto, quindi mi rendo conto che dopo Ragona in questo momento la storiografia si è un po' fermata. Quindi un uomo che è un grande studioso, e poi quello che notavo sempre è l'amore per questa città. Io non ho mai visto un uomo veramente amare questa città, e lo dimostrava in tutte le sue manifestazioni, in modo diretto, non aveva mezzi termini, non faceva perifrasi per arrivare al dunque, ma era un modo veramente diretto di esprimersi, ma tutto questo lo faceva sempre perché voleva bene a questa città, e i suoi interventi in questa città sono notevoli proprio perché voleva che questa città fosse la città voluta, amata anche da un altro grande da un personaggio che era Sturzo. Io credo che lui sia veramente un continuatore di Sturzo per quanto riguarda la ceramica. Sturzo ha creato l'Istituto Statale d'Arte perché voleva che questa tradizione continuasse, e ha trovato in Ragona, secondo me, l'uomo più giusto e più adatto perché appunto questa conoscenza arrivasse fino a noi. Ricordo l'ironia, mi sono portato una lettera, e così io magari finisco per ora, di Ragona. C'è stato un momento della mia vita che io mi sono occupato di storia della ceramica, però applicata all'architettura, perché mi interessava questo tema. Del resto molti edifici della nostra città hanno la ceramica applicata all'architettura. Penso al cimitero monumentale, ma penso soprattutto al Palazzo della Magnolia in via Luigi Sturzo. E allora avevo chiesto a Ragona se poteva aiutarmi in alcuni studi che stavo facendo, anche perché c'era una rivista importante che è Casabella, che voleva pubblicare appunto qualcosa su questo palazzo. Bene,
Io scrivo a lui, gli dico se mi può dare materiale e lui mi scrive e dice, è breve, egregio architetto Sagone, ecco il mio vecchio articolo comparso sulla rivista La Ceramica di Milano nel 1954, riguardante l'uso della maiolica nell'architettura. E fino a qua è perfetto, l'autoironia o l'ironia di Ragone. Ora ne sto scrivendo un altro sull'abuso della maiolica nell'architettura, forse più interessante, punto e basta. Perché? Perché c'è un dibattito in corso in quel periodo, quindi siamo nel 96, dove qualcuno diceva ma perché questi edifici non debbono avere la ceramica? Perché la verità è che, e io sono preoccupato, e ero preoccupato, e manifestavo questa preoccupazione a lui, è che potevamo cadere nel kitsch. Perché la verità è che non c'era poi quella qualità che poteva rendere viva l'architettura attraverso la presenza della ceramica. Perché gli unici interventi, secondo me, positivi, dove la ceramica convive con l'architettura contemporanea, sto parlando, sono quelli in Piazza Bellini, fatta da Andrea Parini, come del resto anche alla stazione, c'è un altro pannello, qualche pannello fatto da Enzo Venniro, se non ricordo male, al viale Mario Minazzi, un edificio, ma poi di ceramica contemporanea applicata all'architettura, dico, meno male che non ce n'è, perché quella che qualcuno aveva pensato era orribile. Mimmo Amoroso, Antonino Ragone, archeologo, che influenza ha avuto su di lui Paolo Orsi, Costantino Bergamini o Barnabò Brea? Ma intanto dobbiamo ricordare che Antonino Ragone aveva una formazione classica, cioè questo lo rende diverso da altri studiosi delle tecnologie, perché lui aveva una conoscenza classica che gli permetteva lo studio, la comparazione dei documenti e quindi una conoscenza approfondita anche in senso proprio storico della ceramica. E quindi chiaramente Pace, Orsi, Pace che lui ha conosciuto hanno avuto un ruolo importante per avviarlo in questo cammino. Bergamini di più, perché con Bergamini lui ha condiviso molti anni della sua vita. Bergamini era anziano. Tu dici che l'amore gliel'ha inculcato lui per quanto sì, riguarda. Perché Bergamini era un personaggio, perché Franco Sagone ricordava il temperamento di Ragone. Era una persona ironica, autoironica, ma era anche un personaggio particolare che forse poteva anche sembrare scomodo per molti aspetti, proprio per questo essere diretto, ma quando lui instaurava un rapporto con una persona era un rapporto che durava per sempre. E quindi Bergamini, un altro personaggio particolare, perché anche lui era un personaggio solitario, uno studioso, diciamo, individualista, ecco, trovò in Ragone una sponda importante. E questo gli aprì la conoscenza del territorio, perché mentre Orsi, Pace danno la conoscenza storica, metodologica, invece Bergamini gli fece conoscere il territorio. Lui è anomalo in questo senso, perché aveva, non era un archeologo Ragone, però aveva profonde conoscenze archeologiche, soprattutto, ripeto, topografiche, quindi del territorio. A lui lo interessava in particolare l'aspetto tecnologico della ceramica. Mi ricordo che lui diceva che la ceramica era uno dei pochissimi settori in cui le innovazioni non avevano mai scalzato le precedenti, e diceva che fino al Novecento tecniche e materiali che risalivano alla preistoria, al mondo greco, al mondo romano, al mondo musulmano, convivevano perché rappresentavano poi delle scelte che il ceramista faceva, secondo la funzione, secondo l'uso. Quindi di Ragone ricordo questa vastità di conoscenze, questo amore e questa completezza di visione. Ricordiamo per esempio, tanto per farne uno tra i centinaia di esempi che si potrebbero fare, il pavimento che proviene dalla Chiesa del Rifugio, che si trova nel Museo della Ceramica, ma lui lo metteva in confronto e quindi completava la conoscenza con quello degli archivi, perché trovava il documento che ricordava la commissione, il pagamento, con quello artistico, quindi il dipinto
della Madonna del Rifugio, che si trova nel Museo Civico al Carcere Borbonico, e quindi lui cercava questa unità, che era una cosa insolita allora, e lo è ancora di più oggi, perché allora era insolito, perché ci si indirizzava verso saperi, come dire, tematici. Oggi, perché purtroppo a questo indirizzarsi verso sentieri tematici si accompagna una grande superficialità. Noi assistiamo nelle scuole, nelle università, soprattutto nelle università, io ho potuto notare e veramente ho potuto fare un confronto che mi ha lasciato esterrefatto, tra una conoscenza di tipo generalista che si aveva ancora 40 anni fa, 30 anni fa, e la conoscenza invece tutta di superficie che si ha oggi, quando tu non puoi più fare un confronto, cioè non puoi dire, ecco per esempio un altro aspetto tra i tanti di Ragone, le figurine, cioè parlare oggi e fare una comparazione tra le figurine di Caltagirone e il verismo di Verga, di Capuano, per molti è incomprensibile, perché non si conosce la letteratura, non si riconosce ancora meno Pitre, eccetera. Ragone aveva questa formazione complessa e complessiva che lo rendeva uno studioso unico a livello internazionale. Mimmo, a miglior conoscenza del pubblico che ci segue, la Chiesa del Rifugio dove si trova? La Chiesa del Rifugio, diciamo che ancora si trova come rudere in direzione Gela, sulla superstrada Catania-Gela, pochi chilometri dopo il bivio che appunto divide questo asse viario, ed è ancora una proprietà pubblica che purtroppo nel tempo si è andata deteriorando. Tra l'altro ricordiamo che il progetto della facciata della Chiesa del Rifugio era del Buonaiuto e Ragone l'aveva dato l'attribuzione ai disegni, adesso non è altro che rudere, spogliato da tutto quello che di decorativo ci poteva essere. Era uno degli esempi, corrisponde un po' alla Chiesa del Rifugio, del Soccorso, ecco, se ora sì, si vuole trovare una testimonianza ancora visibile, purtroppo scomparsa con tutto quello che rappresentava. Antonio D'Aragona, com'era possibile governare un uomo così difficile? Intanto io ringrazio la preside Mancuso, e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di mettere avanti questa, diciamo, questa iniziativa. E io posso dire soltanto che ho piacere che si conosca mio padre. Il mio padre, perché molti lo conoscono, a Caltagirone si conosceva come persona, bene o male tutti lo conoscevano, ma non si conosce bene come studioso e come persona che ha amato moltissimo questo paese, anche troppo io aggiungo. E questo è uno studioso che è andato molto fuori, cioè ha portato fuori la storia di Caltagirone. La nostra storia non è conosciuta a Caltagirone, ma è conosciuta fuori. Io ricordo tutti i suoi interventi fatti nei convegni internazionali, sono tutte sulle chiese di Caltagirone, sui ritrovamenti di Caltagirone, e allora venivano, io bambina, allora venivano persone da ogni parte, Spagna, Francia, o da ogni parte, per vedere questo museo che lui ha fondato proprio per raccogliere la ceramica dalle origini ai nostri giorni, ceramica siciliana. Ed è l'unico museo che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per la Sicilia, che invece è proprio dimenticato, se non, e tra l'altro anche non conosciuto. Però comunque mi pare ci sono sviluppi abbastanza positivi per quanto riguarda, allora, il futuro e l'apertura definitiva almeno. Allora guarda, in questo sono molto negativa, scettica. Perché gli sviluppi tecnici sono una cosa. Quindi il trasportarlo in un bellissimo locale con nuove vetrine, eccetera. Però purtroppo non so se culturalmente siamo all'altezza della situazione. E quindi sì. mi auguro. Su questo torneremo fra qualche minuto con Mimmo Morosa a proposito del museo. Volevo chiedere però alla dottoressa Sabrina Mancuso, ho usato un momento prima un termine difficile, anche per quanto la riguarda, la difficile eredità sotto il profilo della gestione di una scuola, non mancheranno certamente. Eh,
Certo, la scuola in questo momento vive un momento diciamo, difficile, ma nello stesso tempo, come in ogni momento di crisi, c'è sempre la voglia di rilanciare l'istituzione, di rilanciare la cultura artistica, di rilanciare il valore che l'arte ceramica ha per Caltagirone. Soprattutto quindi, anche a livello con la modernità di cui parlava anche Sagone, sì. C'è questo sforzo, si sta avvertendo? Sì, credo che i due estremi, l'innovazione nella tradizione e la tradizione nell'innovazione, sono due poli che devono essere coniugati congiuntamente, per cui la scuola, attraverso una ricerca anche attenta dell'opera di Ragona, deve stimolare le nuove generazioni a trovare espressione alla loro creatività. E i ragazzi lo stanno già facendo. Se in questi giorni si viene al liceo artistico, vediamo che i ragazzi stanno studiando le opere d'arte di Ragona e stanno provando anche a riformularle creativamente, prendendo spunto proprio da queste opere. E avremo la possibilità, giorno 22, di regalare a tutti gli ospiti proprio un lavoro di ceramica originale creato dagli stessi studenti, che magari prendendo spunto da un particolare di una mattonella o di un pannello di Antonino Ragona hanno messo del loro, lo hanno rivisto secondo la loro ottica, secondo la loro creatività e la loro prospettiva. Questo è il lavoro che deve fare la scuola, ma senza dimenticare i padri e la conoscenza della storia della ceramica. Noi siamo dei nani che ci appoggiamo sulle spalle dei giganti, non possiamo pensare di essere autoreferenziali, quindi anche i ragazzi devono avere l'umiltà di apprendere dai grandi ceramologhi, dai grandi artisti che Caltagirone ha avuto e in modo particolare da Antonino Ragona, che stanno studiando in maniera molto appassionata. Francesco Sagone, tu volevi continuare, mi pare, qualcosa? No, oltre ad essere, come abbiamo detto, uno storico della ceramica, lui ha una particolarità in più, credo l'abbia detto anche Mimmo Amoroso, che era un ceramista, cioè conosceva la materia come nessun altro. Di conseguenza questa storia della ceramica era molto, ma molto legata a questa conoscenza tecnologica del prodotto ceramico, che gli consentiva di arrivare a risultati che altri non riuscivano mai ad arrivare. Io ricordo, e lui me ne parlava, sorridendo poi tra l'altro, da qui appunto la sua ironia, che nel 98 lui scrive un articolo a proposito dei forni a sbarra. I forni a sbarra sostanzialmente sono dei forni per la seconda cottura, per l'invetriatura. E lui mi chiamava, mi diceva: Sagone, hai visto, c'è questo convegno dove io ho partecipato, dove tutti i relatori parlavano della ceramica e non riuscivano a capire questo forno a sbarra a che cosa servisse, o per tenere gli oggetti forse, e qualcuno, addirittura un relatore, ecco perché non aveva la conoscenza tecnologica che aveva Ragona, pensava che questi elementi, queste sbarre in questo forno, dove c'era una serie di bucature, servivano per tenere eventualmente qualche piatto, sì, qualche oggetto, ma giustamente Ragona... Di sostegno più sì, che... serviva da sostegno. Mi guardava e diceva: ma com'è possibile, secondo tu sai che a 900 gradi si affloscia tutto là dentro, eppure come vede c'è qualcuno che pensa questo. E io gli chiedevo: professore, ma lei che ha questa conoscenza? Dicevo: sto scrivendo l'articolo, e infatti è uscito nel 1998, e prende spunto appunto di questi forni del 61 che furono trovati ad Agrigento, tre forni, Normanno Svevi, tre forni interessantissimi poi tra l'altro, dove c'erano queste bucature e dove appunto queste sbarre servivano, come lui poi dirà in seguito in questo articolo, esclusivamente per non fare cascare la pila di piatti impilati fra di loro, no? E quindi teneva praticamente questa pila in maniera verticale, cioè non, cercava di incasellare la pila in maniera funzionale,
e non invece dovevano questa pila essere sostenuta da questi elementi che erano appunto una sbarra di terracotta. Questo per dire che lui a questi risultati ci arrivava proprio perché aveva questa competenza, questa conoscenza della materia ceramica, cosa che altri, erano archeologi, altri studiosi, non avevano e di conseguenza non potevano sapere. E quindi c'era un dibattito che durava da 10 anni, mi diceva lui, dal 1961. Poi ne furono ritrovati nella Marsiglia nel 91 e lui scrive l'articolo dopo 8 anni. Ma sorrideva quando sentiva parlare a questi relatori, perché non sapevano le cose che invece lui sapeva. Insomma, per dire che è un grande storico, ma anche un grande conoscitore della materia. Ecco, questo lo porta, come dire, ad essere non solo uno studioso così di superficie, ma uno studioso invece a 360 gradi. Chiaramente il compito della scuola, ma del resto lui avrebbe detto e avrebbe voluto questo, è quello di non più continuare sulla tradizione, ma di spostarsi verso la innovazione. Tant'è in un articolo del 1972 che ho qua, quando lui fa questo articolo, c'era una mostra permanente che aveva pensato per la scuola, mette oggetti con materiale completamente diverso, interraglia, incomincia con il gres. E dice ai ceramisti, agli artigiani, dobbiamo scommetterci ora non più con la terracotta, ma con materiali diversi, perché il mondo sta cambiando. E noi lo sappiamo che il mondo è cambiato. Una settimana fa il mondo è cambiato. Attraverso quello che riferisci. Ecco. No, mi riferisco a quello che c'è stato in America. Il mondo sta cambiando e noi siamo coinvolti indirettamente anche attraverso le nostre professioni e il nostro sapere. E quindi significa che bisogna andare di pari passo con la nostra contemporaneità, quindi bisogna saperla, questa contemporaneità, gestirla, e la nostra scuola si è trasformata da Istituto Statale d'Arte in liceo artistico con indirizzo design ceramico. Quindi noi non facciamo altro, la scuola non fa altro che dare un sapere per quanto riguarda la progettazione di un prodotto. Si entra nel campo del design quando l'oggetto diventa seriale, quando c'è un'industria, quando praticamente si riesce a coniugare la quantità, la qualità e poi la commercializzazione del prodotto. E questo credo che quello che la scuola sta cercando di fare, soprattutto attraverso appunto studi e attraverso anche attrezzature che la scuola e si è dotata in questi anni e che dovrebbero portare ad essere questa scuola un punto di riferimento a livello anche, secondo me, siciliano, e direi che dopo Faenza la nostra scuola se la gioca, voglio dire, questa partita sulla formazione, che è un segno del presente e che ovviamente guarda anche al futuro. Il futuro che aveva in mente anche Ragone per quanto riguarda questa scuola, perché era il suo gioiello, era la sua grande attenzione di vita. Lui viveva all'interno di questa scuola, all'interno di una biblioteca che questa scuola ha, che è un piccolo gioiello, che è un piccolo scrigno di tesori che vanno valorizzati, che la presa sta cercando di valorizzare, che tu conosci, dove ci sono libri veramente che sono splendidi, introvabili, e quindi una biblioteca specialistica che nel sud in questo momento non c'è. Io mi ricordo 10 anni fa, 20 anni fa, c'erano gente che venivano da Napoli per venire da noi a consultare alcuni testi. Quindi sarebbe interessante, credo che era nel programma anche della preside, aprirla probabilmente anche al pubblico attraverso delle convenzioni con la biblioteca comunale, ma anche con la sovrintendenza libraria di Catania, perché è un peccato che questi libri non vengono visti, certo, appunto non vengono studiati. Mimmo Amoroso, le speranze, dicevamo, di Ragone, c'è qualche scetticismo che esprime la figliuola circa il Museo Regionale della Ceramica, quali erano i suoi sogni non realizzati? Ma intanto io voglio ricollegarmi a quello che è stato detto precedentemente, dicendo che Ragone era una persona scomoda, perché lui aveva una visione non localizzata nello spazio e nel tempo, ma una visione che
si dispiegava nel tempo, fino a creare qualche cosa. E in questo senso credo che il rapporto con Luigi Sturzo, con cui lui aveva una corrispondenza frequente, è interessante e significativa, perché si assomigliavano da questo punto di vista, nel senso che tutti e due avevano una visione. Sturzo una visione politica ovviamente della città, ma anche poi superando questi confini diciamo locali, e Ragone aveva una visione globale di quello che sarebbe potuto essere. E in questo senso io vorrei, e così rispondo anche alla tua domanda, vorrei riferirmi in particolare al Museo della Ceramica e a un altro suo come dire, grande amore, che era quello archivistico, quello degli archivi. Il Museo della Ceramica per lui non era un luogo né dove si depositavano, si raccoglievano in maniera statica gli oggetti e le collezioni, né era soltanto un luogo dove si facevano conoscere, godere, diciamo, i visitatori di queste bellezze delle collezioni, ma doveva essere un centro di ricerca, un centro di didattica, un centro di promozione del patrimonio che possedeva. Purtroppo, ricordiamo tra l'altro, credo che sia il caso di ricordarlo, che il museo nasce come museo nazionale, quindi è uno dei grandi musei nazionali d'Italia. Nasce in particolare modo, interessante, perché lui riesce a ricucire con l'aiuto di Sturzo, anche di Scelba, a ricucire, a mettere insieme interessi e visioni diverse, che erano quello del comune, che era quello della regione, che era quello della scuola, in un organismo che doveva funzionare insieme. Cioè lui non concepiva la scuola, il museo e quello di cui parlerò poi successivamente, l'archivio in senso globale, come elementi a sé stanti, ma come collegati insieme, come un qualche cosa che costituiva un organismo che si completava e che funzionava insieme. Quindi, come posso, da un certo punto di vista, non posso che convenire con Antonella Ragona. E mi chiedo, come mai questo museo è diventato regionale, dopo Ragona non ha più avuto un direttore specialistico? Cioè, perché è stato, purtroppo questa è stata una perdita recentemente, ha perso la sua autonomia gestionale. Ricordiamo anche questo, perché adesso fa parte del polo museale catanese e ha perso questo. Ma come mai quindi nell'ambito delle divisioni burocratiche e scientifiche regionali la sezione, quella che ora si chiama unità operativa, ma allora si chiamava sezione, la sezione archeologica aveva un archeologo, la sezione architettonica un architetto, la sezione bibliografica un esperto in bibliografia, e invece questo museo non aveva più, non ha avuto più nessun direttore, per carità, con tutto il rispetto per quelli che si sono succeduti, ma nessuno che fosse, non dico un esperto in ceramica, ma quantomeno in storia dell'arte. Allora, la sua visione era questa. Io spero che possa recuperare il museo che adesso si appresta, speriamo nei tempi più brevi possibili, a andare in questo altro grande edificio, ma non vorrei però che rimanesse appunto un luogo semplicemente di esposizione e di svago, perché ricordiamo che purtroppo l'onda museografica recente vede i musei come luoghi quasi di smarrimento, dietro immagini, dietro visioni, dimenticando quello che invece un museo deve, un'istituzione pubblica deve essere, cioè di crescita culturale, di crescita anche come dire, umana, quindi di crescita della conoscenza che ognuno di noi può avere. E quindi spero che possa, quasi identitaria, se vogliamo. Possa recuperare quindi anche attraverso il rinnovo degli interessi delle sue componenti, perché ricordiamo che il museo è formato da tre grossi nuclei, il Museo della Ceramica. Un nucleo è quello dei musei civici, che dettero
al Museo della Ceramica tutte le collezioni in ceramica che possedeva, dall'archeologico all'Ottocento, dalla collezione Russo Perez della regione siciliana e dalla grande raccolta della scuola d'arte. Ricordiamo ancora che non ci sono stati cambiamenti in questo senso, che i docenti e gli alunni dell'adesso liceo artistico hanno diritto a un accesso preferenziale al museo, hanno diritto ad andare a studiare lì i materiali, le tecniche, hanno diritto a effettuare debitamente seguiti interventi di restauro, quindi ricostituire tutto questo affinché il museo diventi nuovamente ricerca, riesca a colmare quei vuoti di cui si parlava precedentemente, perché Ragona ha costruito proprio questo percorso, alle volte colmando attraverso la documentazione, quindi non attraverso collezioni, le lacune che inevitabilmente c'erano, ma non si capisce perché un museo che è unico in Sicilia debba essere privato di queste testimonianze, perché le collezioni che provengono da scavi o da altre cose sono collocate in depositi invisibili a tutti, perché il museo archeologico ha le sue raccolte medievali, rinascimentali, moderne, eccetera, che però non espone perché è un museo archeologico ed è giusto che sia così. Il museo artistico ha le sue raccolte, allora perché non andare a fare confluire quantomeno le testimonianze documentali, e quindi che diventi testimonianza, che diventi documento, che diventi soprattutto ricerca e che diventi didattica. Questo è un aspetto. Per andare invece alla sua idea e al suo progetto che riguarda l'archivio, che riguarda cosa riuscì a fare Ragona in quell'epoca? Riuscì a rivendicare per Caltagirone la presenza di una sezione d'archivio di Stato. Ma perché e con quale finalità? La finalità di Ragona era quella di raccogliere a Caltagirone i fondi archivistici che erano a Catania assolutamente non consultati, non visibili in una massa amorfa, informe. E soprattutto i fondi di archivio comunali e notarili di altri centri importanti, ma che non potevano però avere, perché no, dimentichiamo come spesso si fa questo uniformismo per cui tutti possono essere tutto e possono fare tutto. Allora Caltagirone aveva ed ha le carte in regola per rappresentare questo polo archivistico, dove i fondi, non lo so, di Militello, di Mineo, di Licodia, possono trovare una loro giusta collocazione, ma perché? Non perché Ragona, giacimento culturale. Ma non perché rivendicasse un primato per Caltagirone, ma perché fossero un luogo della ricerca, della conservazione, della pubblicazione, della promozione di questi materiali. Quindi il pensiero di Ragona è attualmente fermo a metà, se vogliamo essere buoni, di quello che lui pensava e proponeva. Io mi auguro che ci siano a Caltagirone e anche altrove, perché qua non si parla, ripeto, di Caltagirone, ma si parla di cultura in generale, perché ci siano persone e istituzioni che portino avanti fino alle estreme conseguenze il progetto di Ragona. Altrimenti noi non faremo altro che ricordare un passato così, crogiolandoci in quello che Ragona ha fatto. Della nobiltà. Ragona è quello che ancora si deve fare. Questo è la scommessa e la promessa per il futuro. Due battute velocissime. Antonella, confermerete la volontà della vostra famiglia di dare ulteriori donazioni a questo museo e a questa scuola? No. Dico che già ha dato tutto mio padre, quindi non, perché mio padre praticamente tutta la sua vita è stata volta a formare questo museo. Questo museo è praticamente nato, appunto, come già è stato detto, con la raccolta cominciata dall'Istituto d'Arte a livello didattico per i ragazzi, e quindi
far decorare, far fare e far conoscere la ceramica nostra antica. Successivamente lui ha acquistato ed ha anche diciamo, fatto compensazioni con i suoi lavori per incrementare questi pezzi antichi e per formare questo museo regionale attualmente. Ha, diciamo, essendo stato anche direttore del museo civico, ha diciamo, raccolto anche quei pezzi e tutta la sua collezione privata è attualmente al Museo Regionale della Ceramica, quindi diciamo, è stato già dato tutto. Tra l'altro anche oggetti di famiglia sono al Museo Regionale. E anche i due vasi della duchessa Penna che furono regalati direttamente a mio padre sono al Museo Regionale, quindi diciamo il Museo Regionale ha tutto come a livello ceramico di quello che poteva raccogliere mio padre. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, che questo anno che l'istituto, la scuola di ceramica, per me è rimasta scuola di ceramica ma è liceo artistico ora, e purtroppo ancora sono con i vecchi schemi, metterò a disposizione tutti gli atti dei convegni che ha fatto mio padre, quindi ci saranno tutti i vari interventi che mio padre ha fatto nei convegni internazionali su Caltagirone, e quindi chi è interessato può visionare queste piccole dispense che io ho. Questo metterò a disposizione per questo anno, quindi chi è interessato può documentarsi in tutta, diciamo, una parte di vita di mio padre a livello internazionale. Dottoressa Mancuso, il 22 di novembre inizia un cammino. Cosa avrà il senso di questo cammino, che durerà un anno, presuppongo? Sì. Innanzitutto, giorno 22, e oltre la conferenza, avremo degli altri momenti importanti. Inaugureremo la mostra dei lavori di Antonino Ragona, che sono presenti all'interno del liceo artistico. Ringrazio chi sta collaborando per l'allestimento della mostra, l'architetto Sagone e anche il professore Gullè. Avremo anche la possibilità di visitare la biblioteca e alcuni libri particolarmente pregiati verranno esposti all'interno di alcune teche, chiaramente per proteggerli. Avremo anche l'opportunità di osservare delle foto di Antonino Ragona, che è la figlia di Antonino Ragona per l'occasione, ecco, ci darà delle copie, e anche visitare il museo che è presente presso l'Istituto d'Arte, quindi un momento in cui la scuola si apre al territorio. Gli studenti poi doneranno a tutti coloro che ci vorranno onorare della loro presenza questi lavori creativi che hanno realizzato su forme moderne, una rivisitazione appunto dei disegni e delle opere di Ragona. Tutto il resto dell'anno poi sarà caratterizzato da altre iniziative. Innanzitutto cercheremo di stipulare delle convenzioni con il Museo della Ceramica e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, perché i ragazzi possano conoscere meglio queste opere, possano anche dare il loro contributo per una riorganizzazione e una migliore organizzazione delle opere d'arte che lì sono esposte, chiaramente con l'ausilio di tutor interni che sono i docenti, ma anche tutor esterni, gli esperti del museo. Lanceremo anche dei concorsi artistici, ma anche dei concorsi di carattere storico-letterario per conoscere meglio la figura di Antonino Ragona, concorsi aperti a ragazzi di scuola secondaria di primo grado, ma anche di scuola secondaria di secondo grado. Ci sarà un evento anche molto significativo, un'estemporanea artistica che coinvolgerà tutti i licei artistici della regione siciliana. Li inviteremo a partecipare a questo evento qui a Caltagirone, quindi gli studenti anche siciliani avranno la possibilità di confrontarsi
con l'arte e con gli studi di Antonino Ragona. Realizzeremo anche delle altre mostre tematiche durante il corso dell'anno aperte al pubblico. Quindi un anno ricco di avvenimenti che si arricchirà anche di ulteriori contributi grazie anche alle idee del comitato scientifico che sta organizzando la manifestazione, di cui fanno parte gli ospiti presenti qui in questa trasmissione, anche il professore Domenico Amoroso, Varsallona, il professor Antonio Navanzino, i docenti del liceo artistico, ma anche del liceo classico e linguistico. Quindi io ringrazio questo gruppo di docenti che in questi giorni in maniera molto appassionata si stanno dedicando all'organizzazione di questo evento, la professoressa Barone, Pampallona, il professore Modica, Gullè, la professoressa Margarone, Di Stefano, professore Anguzza, la professoressa Pintaloro. Spero di non aver dimenticato nessuno, siamo un gruppo molto affiatato e vogliamo rilanciare la scuola, rilanciare la figura di Ragona, far rivivere la passione per l'arte, per la ricerca e per la cultura in tanti giovani calatini che non conoscono l'autore di un'opera grandiosa che ha reso Caltagirone famoso in tutto il mondo, che è la Scala di San Giacomo, così come tradizionalmente la chiamiamo a Caltagirone. Bene, allora riassumo. Antonino Ragona, 1916-2016, centenario della nascita, cerimonia di apertura, martedì 22 novembre 2016, ore 16.30, Aula Magna, Liceo Artistico, via De Greci 31, Caltagirone. Grazie ai cortesi ospiti di essere stati con noi e una buona serata a tutti quanti.